Profondo e innovatore, tanto sul piano letterario quanto su quello estetico e culturale, Gabriele D'Annunzio, in anticipo rispetto al futurismo e alle avanguardie artistiche europee, maturò da subito una consapevolezza assoluta della centralità comunicativa del gesto e del testo, palesando una modernità che in molti tentarono successivamente di emulare. È proprio raccogliendo l'eredità comunicativa ed estetica di D'Annunzio, al netto di strumentalizzazioni, banalizzazioni e ostracismi, che il Centro Nazionale di Studi D'Annunziani ha organizzato 2 giorni di convegni sul Vate e l'estetica della comunicazione. Si comincia oggi a Chieti all'Università D'Annunzio. Domani, invece, ci si sposterà all'Aurum di Pescara. Professoressa Elena Ledda, presidente del Centro Nazionale di Studi D'Annunziani, a distanza di tanti anni, cosa può ancora insegnarci Gabriele D'Annunzio? Ci può insegnare ancora tantissimo, perché è stato un grande precursore dell'innovazione, della modernità, attraverso elementi decisamente contemporanei, a partire dallo stile letterario, dall'azione. Ha lasciato un segno importante non solo sul piano letterario, ma anche sul piano sociale, politico. Molte critiche sono state fatte ad D'Annunzio di questo suo operare, di questo suo utilizzare centralmente il gesto e il testo, ma adesso c'è bisogno, dopo questa esaltazione del periodo contemporaneo alla vita d'annunziana, è quello invece demitizzante post seconda guerra mondiale. Abbiamo la necessità di rivedere gli studi, di riappropriarci della figura modernissima di questo grande poeta. Gabriele D'Annunzio intuì subito le nuove potenzialità divulgative offerte dall'industria editoriale, ben consapevole degli effetti legati all'affermarsi della modernità urbana. E dunque, che intellettuale sarebbe stato oggi il Vate? Lo abbiamo chiesto al professor Gianni Oliva dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio. Purtroppo sarebbe un intellettuale antipatico, perché è uno che sarebbe andato nei salotti televisivi, perché avendo questa idea della mediaticità non avrebbe approfittato dei mezzi di comunicazione attuali, come aveva approfittato di quelli della sua epoca, per esempio i giornali, le interviste che rilasciava per promuovere la sua opera. Quindi un uomo sposato alla contemporaneità e alla modernità. D'Annunzio è un pianeta prismatico. Il discorso su di lui è stato sempre frainteso, visto come personaggio. Noi abbiamo sempre lavorato sul restituire il testo di D'Annunzio, quindi D'Annunzio da leggere, cosa che fanno pochi. E in questa dimensione si scopre un D'Annunzio nuovo, cioè non più l'amante delle donne, dei levrieri, eccetera, eccetera, quando invece lo scrittore, che è fondamentale, che tutto il resto, quello che lui ha fatto anche come politico, cioè dipende dal fatto che lui è stato un grande scrittore, altrimenti non avrebbe avuto questo successo.